Buongiorno, sono Rita Rufola, direttrice della riserva regionale Zompo Lo Schioppo nel comune di Morino, in provincia dell'Aquila. È una piccola riserva di 1.000 ettari che da anni si occupa di gestione sostenibile del territorio attraverso percorsi partecipativi attivati con i cittadini. È la prima riserva di legambiente in Italia e da poco siamo anche entrati a far parte della famiglia di Simbola. Il progetto che abbiamo presentato oggi nell'ambito di questa sezione tematica sulle foreste è un progetto che stiamo attivando con i fondi del Ministero dell'Ambiente ed è un progetto che ha determinato, diciamo, la costituzione di un'associazione forestale che si chiama Associazione Foresta Marsica, che vede il Comune di Morino, diciamo, uno dei partner insieme ad altri soggetti privati. Quindi è un primo tentativo di associare privati e pubblico per sperimentare un modello di gestione di boschi sostenibile attraverso una, diciamo, stesura di un piano di gestione che tenga conto di tutti i criteri di certificazione di PFC e FSC. E niente, il percorso è appena partito e contiamo entro la fine, diciamo, dell'anno 2024 di arrivare alla stesura dei manuali di gestione e soprattutto a attivare una filiera corta che veda l'utilizzo del legno da opera e non più quello che accade oggi, quindi taglio e brucio, e soprattutto alla formazione di nuove maestranze locali, rivolto in maniera prioritaria ai giovani, quindi stiamo facendo molta attività di informazione e di formazione per tecnici e per i ragazzi, per esempio, degli istituti agrari, proprio per creare nuove competenze in questo settore. Grazie.